Oggi abbiamo sottoposto all'amministrazione comunale un progetto che va nella direzione delle smart cities e nell'e-government. L'idea è quella di rendere partecipi i cittadini nella vita della nostra città attraverso un meccanismo molto semplice. Il cittadino vede qualcosa che non funziona, fotografa e questa fotografia viene spedita immediatamente alla struttura del nostro comune che valuta il tipo di problema che è stato rilevato, lo smarca, gli assegna una priorità e lo risolve. Tutto questo attraverso una piattaforma completamente gratuita sia per l'amministrazione che per il cittadino. Il cittadino non deve fare altro che loggarsi, quindi avere un account su un sito www.decorourbano.org. Scaricare la sua applicazione sullo smartphone e il comune riceverà la sua fotografia su ogni tipo di problema che viene sollevato. I problemi che a questo punto possono essere rilevati sono di ogni tipo, dal decoro urbano, quindi buche, situazioni che non vanno dal punto di vista delle discariche, quindi discariche abusive, situazioni che non vanno dal punto di vista del territorio, parcheggi fatti fuori dalle linee e qualsiasi altro abuso o degrado che il cittadino vuole segnalare. Io penso che questo sia un progetto che il Movimento 5 Stelle si fa da promotore e che tende a lanciare la nostra cittadina verso un futuro nel quale la partecipazione del cittadino arriva dal basso e quindi una partecipazione molto più attiva di quella che può essere immaginate. Da quella che è stata la nostra sensazione è che il progetto è piaciuto molto, abbiamo trovato entusiasmo da parte di alcuni componenti della commissione che ci ha ricevuto e questo ha, diciamo, mostrato noi che l'idea è veramente molto valida. Fra l'altro questa è un'idea che ci potrebbe portare ben presto all'organizzazione di una giornata che potremmo chiamare Decoro Day.